Buonasera e ben ritrovati cari amici e amiche sportivi di Eleven Sports qui dalla palestra Franco Zizzi di Fasano con Vito Lamberti e Antonio Latartara per questa partita terza, quarta giornata di campionato insomma per Junior Fasano e Fondi, due squadre che si ritrovano ancora una volta in questo contesto, il principale del panorama pallamanistico italiano, per una partita oggi sicuramente importante, ma che a inizio campionato ovviamente non può che determinare solo l'andamento di una squadra. Non è una gara di verdetti, ma è una gara che sicuramente molto molto interessante da vedere. Uragano accaduto in casa Junior qualche settimana fa, in panchina Giuseppe Grastola, probabilmente questa è la notizia che più si guarda nell'ultimo periodo, quindi cercare di capire anche la reazione della squadra pugliese con Fovio e Crastolla a gestire l'area tecnica, almeno per il momento, e quindi cercare di capire come una squadra che lo scorso anno ha lottato in tutti i sensi, motivo per cui oggi la palestra Franco Zizzi insomma è ancora a porte chiuse, lottato per lo scudetto. Quindi staremo a vedere questa partita. E intanto Antonio, buonasera anche a te. Buonasera Vito, sì, una Junior che si presenta dopo la bella vittoria di Siracusa di sabato scorso qui nuovamente nella palestra Zizi, dove è giunta finora l'unica sconfitta maturata in queste prime tre giornate, quella contro il Merano, sconfitta roboante, ma era appena accaduto quello che hai descritto, quindi sicuramente, come ha detto anche Fovi in settimana, è stata più dettata da questioni psicologiche più che da questioni tecniche. Il Fondi invece da par suo ha disputato un ottimo inizio di stagione, anche se non ha raccolto molto. La prima gara ottima contro il Bressanone, una delle squadre costruite per il tricolore, sconfitta interna. Poi c'è stato una giornata che è stata rinviata e recuperata proprio mercoledì contro il Sassari, e poi il pareggio contro il Merano raggiunto in extremis per 33 pari, e poi come detto contro il Sassari altra corazzata. Per un tempo il Fondi è stato ampiamente in partita, poi ha prevalso il lungo organico e la forza della formazione sarda, quindi comunque una formazione da non sottovalutare. Appunto il pareggio col Merano testimonia la forza di una squadra, con la Junior che invece è uscita sconfitta, e tra l'altro va ben impressionato anche in estate nella amichevole estiva disputata a Conversano, vinta proprio dal Fondi, anche se quella si trattava di pallamano estiva. Junior che si sta schierando in questo momento, tra l'altro Antonio, sì, per quanto possano contare insomma la quarta giornata le statistiche, Fondi che però vede il capocannoniere tra le proprie file, sì, e quindi Cagnete che ha 35 reti realizzate, il giocatore portoghese argentino insomma del Fondi, una media superiore alle 10 a partita, esattamente una media ottimale, e quindi staremo a vedere quest'oggi. Intanto, come giustamente raccontavi, siamo in live e i giocatori della Junior Fasano entrano in campo, a ruota seguono anche quelli del Fondi. Quindi Antonio, andiamo con le formazioni. Sì, intanto il Fondi che si presenta con la consueta casacca rossa con inserti blu e bianchi, schiera tre pali, Facundo Garcia e Francesco Trani, due portieri, anche capitano Garcia, poi Antonio Ciccolella, Alessio Miceli, Mirko Demianovic, Federico Vanoli, Tomas Cagnete, Nicolas Dieghez, Daniele De Luca, Gabriele Livoli, Giuseppe Speranza, Leonardo Di Fazio e Luigi Arena. Manca capitano allenatore, Giacinto De Santis, storica colonna della pallamano, sì, Fondana, da partire dal settore giovanile fino a finire poi in prima squadra. La Junior invece risponde con... Infatti stavo giusto dando un'occhiata, parlavamo d'esperienza a quelle che sono quella che è l'età media, una squadra comunque molto giovane quella del Fondi. Tra un po' andremo tra l'altro anche a raccontare quello che è il mercato, è stato il mercato estivo. E intanto Junior Fasano che invece risponde con Simone Sibilio, Alessandro Leban, Daniele Vinci, Gianluca Grassi, Filippo Angiolini, Carlo Sperti, Davide Pugliese, Davide Notarangelo, Leonardo Boggia, Cantore, Pablo Gaston Cantore, Zalico Bearevic, Eric Kostling, Raffaello Corcione, Albi Jurstam e capitano Flavio Messina, arbitreranno Davide Schiavone e Luca Nicolella. Come raccontavamo un attimo fa, in termini di mercato, la Junior Fasano, come sappiamo, quest'anno ha beneficiato di acquisti abbastanza importanti, tra cui appunto Pablo Cantore ed Eric Kostling oggi in campo, e Alessandro Leban che ha sostituito, pensavamo, l'immortale Vito Fovio, ma ci aspettiamo che possa tornare a giocare con il nuovo palazzetto. Raffaele Corcione, dalla qui vicina Noci,
ceduti invece Stabellini al San Lazzaro, Angeloni che se ricordiamo svincolato, Franceschetti al Dorrego e Kasper Jansson al Verde Azzurro in prestito. Fondi che invece ha ceduto Tobias Wolf, molto giocatore molto interessante lo scorso anno al Bologna United, acquistando invece Arena e Dajmianovic, che appunto oggi corrispondono a due giocatori molto importanti tra l'altro per il Fondi. Antonio, una partita che oggi staremo a vedere, potremmo dire non è dall'esito così scontato. No, assolutamente no, abbiamo detto proprio in esordio delle difficoltà che possono giungere da questa gara per entrambe le compagini. Anche il Fondi vuole ottenere la prima vittoria in campionato, è ritornata nella massima serie proprio quest'anno dopo aver vinto lo scorso anno anche la Coppa Italia di Serie A2, quindi un solo anno di inferno per la formazione laziale. La Junior invece cerca la prima vittoria casalinga, mentre vedete in sopraimpressione proprio la formazione del Fondi che abbiamo raccontato poc'anzi. Ora andremo a vedere pure quella della Sidea Group Junior Fasano, nuovo title sponsor per la Junior, quindi anche una novità importante, una realtà preziosissima del territorio fasanese, un'impresa che vince premi su premi a livello nazionale e internazionale, è sicuramente un gioiello per la comunità fasanese ed è bello che sia il main sponsor, il title sponsor proprio della squadra. Quella che poi invece è la grandissima realtà, la più grande realtà sportiva insomma locale fasanese, è tra le più importanti regionali e non solo meridionali, insomma sappiamo che la storia della Junior Fasano rappresenta la storia dello sport pugliese. Qui davanti a voi potrete vedere anche i vari scudetti e le Coppe Italia vinte in press sul parquet della palestra Franco Zizzi, tra l'altro unica Antonio... compagine della provincia a conquistare i titoli nazionali, tra l'altro a livello di sport di squadra. Ma a prescindere da questo, Antonio, non dimentichiamo tra l'altro che quest'anno porterà il vessillo tra l'altro anche in Europa, anzi prossimamente con il 6 novembre, infatti, dovrei forse segnarmelo su Google Calendar, altrimenti rischiate di sentire soltanto Poi ne parleremo Antonio, nel corso della gara, perché una novità importante è giunta su questo fronte in settimana, è stata già notificata a mezzo stampa, nei mezzi di comunicazione della Junior, però ne parleremo più approfonditamente nei prossimi minuti. La Junior che inizierà in difesa, in attacco il Fondi, parte in questo momento la gara con Micheli, Vanoli, Dajmianovic, Cagnete, eccolo qui, poi Dieguez e infine al momento vediamo il numero dall'altra parte, si tratta di De Luca in attacco per il Fondi con la porta difesa proprio da Facundo Garcia nelle vesti di capitano quest'oggi. La Junior che invece difende con Leban, Spertino, Tarangelo, Östling, Bearevic, Angiolini e Cantore, con il solito Iole stanno pronto al cambio con Bearevic in fase offensiva. Vediamo ora in crocadietta Cagnete con Austin che recupera palla, bravo. Nota Arangelo, serve Angiolini, primo attacco della Junior in ripartenza, pallonetto morbido, la traversa e poi la coglie Esperti ed è vantaggio Junior con una ripartenza prima sprecata, poi per fortuna la palla è finita tra le mani di Esperti. Sì, diciamo che a freddo suppongo che il pensiero di Angiolini sia stato quello di ok, non tiro fortissimo, evito ancora di farmi male e provo a fare un tiro a freddo quale può essere il pallonetto, la traversa. Ovviamente stavo parlando di Garcia Giugno, un portiere comunque d'esperienza, basti vedere che a livello anagrafico è 7 anni più grande rispetto al primo dopo di lui, insomma, all'interno di questa squadra del Fondi, che tanto intanto resta attaccato dall'altra parte proprio con Cagnete, lanciato da Vanoli, non riesce a trovare la porta e ora spinge ognuno con Angiolini che prova a servire in maniera morbida Aspetti, recupera col numero 7 Micheli, lancia Vanoli, da Vanoli a De Luca, la grande parata di Leban che si presenta subito molto bene, è stato protagonista di una grande prova a Siracusa sabato scorso e raccoglie anche gli applausi degli addetti ai lavori presenti qui sugli spalti della palestra. Bravo però tra l'altro Micheli nell'intercettare prima il passaggio e bravo anche nel prendersi il tempo per lanciare il contropiede, ovviamente insomma il gesto di Leban parla per sé, quindi non staremo nuovamente a descriverlo. Intanto ancora dall'altra parte Jostam che prova un tiro rarissimo di Jostam, cioè un tiro sbagliato. Sì, certo, abbiamo visto più tiri sbagliati che tiri fatti bene in questo inizio di gara. Ora c'è il fallo commesso da Östling su Federico Vanoli, si riparte dai 9 metri con Dajmianovic, pivot prestante della formazione pontina. Non è molto frequente insomma che sbagli intanto bravo ancora una volta Leban, col piede sinistro dice no a Vanoli e Angelini spinge, fa tutto da solo, poi subisce forse la difesa in area, però lascia correre nella
una pallamano moderna ci sta anche non rischiare questa situazione, anche perché non è stato contrastabilizzato. Allora, Notanaggio rischia il giallo, poi vediamo 7 metri. Il giallo, due minuti. È una decisione che è corretta, perché comunque è stata troppo vistosa la trattenuta ai danni di Cagnete. Peraltro Notarangelo non è un giocatore che pesa poco, quindi mantenere l'equilibrio per Cagnete suppongo che sia stato davvero molto complicato. Il giocatore ha provato ugualmente a proseguire l'azione offensiva, però poi si difese in aria, su miceli disperti, 7 metri a favore della formazione pontina, che può andare a pareggiare, poi avrà 2 minuti di superiorità numerica. Adesso staremo a vedere quindi il primo confronto dei 7 metri, Cagnete contro Leban. Ancora una volta il numero 12 che se la fa tirare praticamente addosso, esulta però comprensibilmente per aver quindi parato questo primo tiro dei 7 metri. Beh, è iniziato molto bene Leban, tre parate su molto tre bene, e tra l'altro non bene invece Cagnete, perché già al terzo tentativo, che però non finisce alle spalle del sì, uno alto, uno parato, l'altro era stato tirato da Vanoli. Comunque Cagnete che non aveva perso palla nel primo attacco della formazione laziale, quindi non un inizio ottimale, però è un atleta che sicuramente farà vedere le sue cartucce nel corso dell'incontro. La Jorsam serve pugliese che aggancia una palla difficile, però non riesce a servire Ostring, poi la palla viene raggiunta da De Luca, che questa volta sblocca lo score per la formazione ospite. Uno pari il punteggio dopo 3 minuti e mezzo. Tanti errori da ambedue le parti. Sì. Diciamo che in questo caso la gestione mi è sembrata abbastanza corretta. Tra l'altro il tentativo, il buon recupero palla, ovviamente Leban in questo caso non poteva assolutamente fare nulla. Stiamo parlando comunque di un inizio campionato, e soprattutto sappiamo bene quanto a Fasano conti il fattore pubblico, e quindi quanto sia importante oggi e quanto faccio la differenza nel bene e oggi ai noi nel male. Intanto ancora Jorsam, il tentativo rapido, chiuso il primo palo, supera Facundo Garcia, che non poteva poco in questa situazione, anche perché era schermato anche da un solo difensore. Ora Cagnete ha un pessimo controllo della sfera, la Junior recupera il possesso palla e quindi andrà anche probabilmente a concludere in attacco senza più avere l'inferiorità numerica, perché a 2.38 c'è stato il provvedimento di confronti di Notarangelo. Quindi infatti vediamo adesso secondi, che Grassolla dà un'occhiata in campo, recuperando la sua posizione con la Junior che attacca a pieno organico. Quindi Jorsam che ora manovra per Pugliese, da Pugliese a Ostring, dopo un primo tocco di Jorsam Angiolini si alza e tira con Ostring, che aveva portato via Vanoli, forse anche in maniera non correttissima, Damianovic in maniera rugbyistica avanza e si guadagna un 7 metri contrastato da Pugliese e Bealevic. Anche caso qui decisione assolutamente corretta, con Damianovic che abbiamo visto proprio alla rugbyisticamente farsi strada con le spalle, regolarissima. Tornando un attimo indietro, intanto diamo un'occhiata adesso, vediamo questo tiro dei 7 metri, questa volta è De Luca contro Leban e nuovamente il numero 19 del Fondi riesce a metterlo alle spalle del portiere della Junior Fasano e quindi riporta il risultato sul meno 1-3-2. E diceva Antonio, ritornando al gol di Angiolini, deve essere l'anno della sua consacrazione e tutti gli effetti è l'anno della maturità, no? Sì, è un giocatore che da sempre, insomma, la Junior, su quale la Junior ha puntato tantissimo, e quest'anno nell'anno d'oro di sua sorella Lisa, che ha conquistato un argento proprio agli europei. Intanto Ostring servito brillantemente da Jorsam, parlano svedesi i due, beh, probabilmente l'assenza di Franceschetti la sentirà più Jorsam che tutta la comunità fasanese, ovviamente dal punto di vista umano sicuramente tutti, però è un giocatore, ricordiamo. Intanto dall'altra parte il tentativo di tiro è ottimo, il palo di Angiolini con anche forse un tocco da parte di Facundo Garcia. Dall'altra parte abbiamo visto un'ottima giocata di Damianovic, che ha usato il fisico per liberarsi della marcatura e poi anche la tecnica per superare Leban con un tiro effettato con la cosiddetta virgola. Arena che è entrato anche in campo al posto di Cagnete, che abbiamo detto arrivare un po' con le polveri bagnate in questo inizio di gara, e quindi Arena, novità della squadra fondale insieme proprio al pivot Damianovic, che ora viene fermato da Bearevic, poi
lo porta anche a terra, forse si fa anche male. Qui Perovic deve essere attento, perché tra l'altro in questa fase della partita, peraltro per come si sta giocando, probabilmente converrebbe per lui cercare di gestire meglio, insomma, il, la sua consueta verve in campo. È un giocatore sì, estremamente fisico, un po' tirati entrambi, sì, giù, certo, sì, soprattutto quindi. Uno che insomma in gergo non se le tiene, quindi è bene che per adesso, insomma, una partita abbastanza corretta rimanga tale. Intanto sì, non ci sono neanche state proteste, cioè no, sì, no, si vede, no, sicuramente una situazione di gioco come nelle nella palamano ne capitano tanto, essendo uno sport prettamente fisico. Arena serve Dieguez, poi a Vanoli, Vanoli ad Arena, ancora finisce a terra Arena, questa volta ha spinto Ostrich, cioè alza anche il braccio del passivo con Micheli, che ha un po' di difficoltà a incontrare la sfera, poi la prende Arena, deve tirare, ricordiamo è sceso, sì, a 4 il numero limite dei, sì, passaggi, sì, sì. Ormai la federazione ci diverte un sacco, cambiano regole, sì, perde una volta ogni 6 mesi, insomma, quindi sì, sì, tende sempre più a velocizzare il gioco, è una squadra che è cambiato tanto negli ultimi anni, anche per guadagnarne di spettacolo, di show, la palla, sì, europea, che possiamo vedere anche grazie a Eleven Sports, no? Con la Champions League che trasmette le gare del con Eleven Sports che trasmette le gare della Champions League, possiamo notare come ormai sia uno sport velocissimo con pochi falli. Intanto Jurestan prende mira, Damjanovic che è sicuramente molto prestante in attacco, però è un po' lento forse nel leggere le azioni di Jurestan. Vediamo ora, spinto Ostrich da Damjanovic, c'è il giallo per Ostrich. Sì, al limite immaginavo anche una sanzione per 2 minuti, un'esclusione per due, sì, minuti. Forse è stato un po'. Sì, credo che alla fine l'abbia interpretata come un fallo, insomma. Sì, diciamo che se la comune, certo, andare, se lasciato un po' andare. Effettivamente fisicamente giustificato, sì, 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 no, bisogna spingerlo in maniera molto molto forte. No, tra l'altro non è stato proprio uno scontro fra pesi più, ma intanto è proprio il 9 adesso del Fondi. D'altra parte una doppia, sì, errore strano da parte di Vanoli che non riesce a gestire al meglio il posto palla, poi lamenta col signor Nicolella di essere una cattiva intercettazione, non di una doppia. Intanto Sperti coglie il primo palo dopo essere entrato bene, quindi può attaccare ora sotto di due reti il Fondi, 5-3 con Vanoli che è dietro la schiena, serve Damjanovic. Bello questo passaggio, però Damjanovic non riesce a trovare il varco per... Peraltro al limite, anche perché si era abbastanza, sì, visto un tocco con la gamba, però ovviamente, vabbè, nel, sì, no, contrasto l'arbitro suppongo che si abbia lasciato, giocare, scorrere, sì. Intanto ancora Vanoli in posizione di centrale, adesso Arena, i due si scambiano, prova il tentativo, entra il tiro, però ora però arriva fermato da Beharevic, che in questo momento, anzi no, è Ostrich, sì, sì. Che... è lui che aveva spinto anche, sì, prima la seconda, la prima il giallo, la seconda sì, sì, è, sì, giunto a... Per quanto sul tiro l'intervento è sembrato essere di Beharevic, quindi insomma, sì, certo, forse punto, è stata, sì, sì, sicuramente è stata contemporanea, erano vicini, sì, probabilmente sanzionata, sì, prima la spinta di Ostrich, sì, e poi il tiro quindi era già off game, quindi adesso è Cagnete che riceve palla proprio da Damjanovic. Di... provano ancora con calma adesso a sfruttare un po' la superiorità numerica, il passaggio in posizione dall'altra parte all'ala è un tiro che però è semplicissimo da intercettare e da leggere per l'Evan. Sì, De Luca ha cercato forse più il fallo che la conclusione, sì, peraltro a mio facile modo di vedere sbagliando, perché quando è la superiorità numerica se riesce a fare un buono scalare, in questo caso c'era riuscito il terzino a passare la palla all'ala, avevi spazio, prenditi quel passo in più per andare a tirare, perché, sì, è chiaro che se hai le maglie serrate cerchi di prenderti il fallo, se stai tirando la posizione in zero cerchi di prenderti il fallo, però ovviamente in questo caso provi a spingere il più possibile in prossimità della parte centrale. Tanto Angiolini si era girato con le mani dietro la testa per dire io non c'entro niente in questa azione, sto fermo. Ora vediamo lo stesso Angiolini che serve Notarangelo che aggancia una palla volante, però non può giocarla in maniera pulita, anche perché Arena prontamente lo ha bloccato. Intanto abbiamo Corcione al posto di Ostrich che è in panca Puniti con la porta libera della Junior, in bocca il passivo e la panca del Fondi con Jurestam che cerca anche di perdere un po' di tempo con furbizia. Beh, chiaro, e si alza forse ora il braccio del passivo, infatti è così Jurestam che fa tutto da solo, questa volta Garcia legge bene, sì, esatto, ci è arrivato con anticipo Jurestam,
che ci è arrivato con anticipo il portiere, ovviamente ha fatto il movimento giusto, era prevedibile, insomma, ciò che ha potuto prendere prima Iosam ha dovuto lasciarlo al momento del passivo. Intanto ancora dall'altra parte il tentativo, questa volta proficuo da parte di De Luca che finisce dentro, quindi significa 5-4 con... Sì, a volte nella pallamano le giocate più semplici sono quelle più efficaci, anzi spesso e volentieri anche qui. Era esattamente ciò che doveva fare prima, sì. Peraltro prima aveva anche più spazio. Sì, quindi... paradossalmente sì. Sì, aveva più spazio prima. Rispetto a questa occasione però bravo De Luca a trovare la quarta rete, praticamente 3 di 4 marcature della formazione pontina sono state realizzate dalla giovane ala laziale. Jörstam, Corcione, esce dal blocco dei 6 metri, Notarangelo, Jörstam, ancora Notarangelo che fa tutto solo, bravo Garcia col piede sinistro, sì. Poi lanciato Miceli, ripartenza. La presa di Miceli questa volta, è bravissimo poi, anche in questo caso, per quanto Leban, per quanto probabilmente la palla sarebbe andata ugualmente fuori. Sì, sicuramente ha occupato bene lo spazio Leban, allora Sperti non può far molto, una palla sporca. Ottima idea però di Sperti, peccato se tanto qui da solo ancora Damianovic e la mette dentro per il gol del pari, 5 pari, questa volta l'ha tenuta bassa, ma due belle ripartenze nel Fondi. Sì, il Fondi si applica molto bene in fase di ripartenza con la Junior che però da par suo ha sbagliato due attacchi forzando troppo, no? L'ha giocato meglio cercando la giocata schiacciata nei confronti della difesa laziale. Ora Jörstam cambia il palo e ottiene un risultato positivo, 6-5 a favore della Junior. Questo è il solito Jörstam. Sì, come detto, secondo me c'è un problema di marcatura su Jörstam da parte del Fondi, al di là della bella parata di Garcia nell'azione precedente, comunque sta arrivando il tiro pulito troppo sì. Spesso. Diciamo che non è semplice trattenere un giocatore come Jörstam, è chiaro però che come dici, non così semplicemente. Intanto ancora Arena questa volta che viene. Mentre Corcione rischia tanto, sì. Perché comunque non è una difesa pulitissima questa, però Arena poi si inserisce col gomito. C'è il 7 metri, forse ci poteva essere anche il fallo in attacco, essendo entrato con la spalla bassa. Solitamente sì, tende a fischiare. Con due giocatori diversi rispetto a Corcione e Notarangelo in difesa, probabilmente avrebbe fischiato fallo in attacco. In questo caso, data secondo me la differenza anche di statura tra i giocatori, credo abbia optato per questo per i 7 metri, che ancora una volta riesce a mettere dentro Daniele De Luca, confermandosi oggi top scorer per il Fondi. E fino ad oggi, a prescindere dalla partita che abbiamo visto fino a questo momento, un giocatore abbastanza convincente per tutto l'arco del campionato. Sì, sicuramente un giovane validissimo, già l'anno scorso tra le fila della formazione laziale, un elemento che sicuramente potrà crescere ulteriormente. Intanto vediamo la Junior attaccare con Angiolini che battezza il primo palo, però anche qui lo legge bene Garcia. Riesce a neutralizzare la conclusione e può attaccare anche per cercare il primo vantaggio il Fondi quando siamo quasi a metà della prima frazione. 6 pari il punteggio, Cagnete, vediamo Damianovic tra Osling e Bearevic che prova a far spazio per i suoi compagni di squadra, attacca con Dieguez, poi Cagnete che poi serve De Luca, ora rischia il passivo, infatti si alza, eccolo, il braccio dei due arbitri. Arena prova l'uno contro uno con Osling che lo blocca. Damiano, zero passaggi però dal passivo, sì. Tato Arena, Vanoli che trova qualche centimetro tra Osling e Bearevic e porta in vantaggio per la prima volta i suoi compagni. È pronto anche coach Crassola con il cartello del time out, però non sarà questo il momento perché uno scalare è uscito, sì, bene da parte della Junior con Notarangelo che coi tempi giusti la dà a Sperti e nulla può fare in questo caso Garcia. 7 pari il punteggio proprio a cavallo del primo quarto di match. Cagnete, Dieguez, poi Arena, ancora Arena, Cagnete. È stata buona, era Vanoli, non Dieguez, scusiamo con gli amici a casa. Intercettato però il passaggio per Austin, poi palla a Cantore che salta bene De Luca e porta nuovamente i suoi in vantaggio. Ottima la giocata di Pablo Cantore in questa situazione, che ha evitato la difesa
di De Luca, mentre Damianovic va a riposare qualche minuto. Al suo posto entra Giuseppe Speranza sulla linea dei 6 metri, un giovane pivot di posizione. Intanto eccolo qua, proprio lui con Cagnete che serve ancora la linea. Fanno bene questo scalare per Miceli che prova il tiro, peccato, un buon tentativo che però si infrange sulla traversa. Restano D'Arangelo tutto da solo. Sì, c'è il muro, poi palo. Qui intanto Cantore recupera, tra l'altro. Ha recuperato bene De Luca, poi hanno ravvisato l'intervento di... Sì, nota D'Arangelo, deviazione in difesa di Cagnete, parata di Garcia, poi specchia a porta vuota, palo interno, poi mischia. Ostling a sua volta lascia il posto, anzi Ostling è sempre lì, entra Grassi al posto di Leban. Non fischia entrambe perché tra l'altro aveva toccato il pallone con il piede. Angiolini due minuti fuori. Vabbè. Diciamo che allora sì, molta confusione l'azione. È stato Grassi con la Junior che aveva cercato l'attacco sia in un caso in sette che contro sì, parte. Sì. Esatto, cioè sia nel momento della difesa per cui effettivamente c'era stato da parte di Ostling il tocco con la gamba e ovviamente anche il fallo subito, quindi l'arbitro ha pensato di compensare con una ripartenza abbastanza maldestra, sia dall'altra parte Antonio con questo 7 metri. Adesso staremo a vedere il primo confronto con Simone Sibilio, che a fine campionato è diventato protagonista lo scorso anno. Intanto il gol di De Luca, ancora lui bravo a cambiare palo, cambia portiere, cambia anche il palo, conclusione morbida sul palo opposto con Sibilio, che forse si aspettava nuovamente il tiro alla sua destra. Sì, ora porta libera questa volta, non per tentare l'attacco di superiore numerica, ma per attaccare ad armi pari, certo, sì. Con Pugliese che è entrato al posto di Angiolini e Notarangelo che va in posizione di terzino sinistro. Pugliese, mentre la panca del Fondi cerca di distrarre con un battimani la formazione fasanese, poi Pugliese guadagna un 7 metri dopo aver perso malamente palla con un passaggio sbagliato per Sperti. Qui onestamente per aver recuperato la palla dopo che Micheli aveva intercettato una prima volta, e poi un fallo. Sì, non sappiamo se stanno recriminando tra di loro gli atleti del Fondo. Sì, penso di perché non hanno difesa in area che non abbiamo visto, solo perché diversamente in termini di intervento che sberla e la palla che esce fuori. Sì, tira e quindi 8 pari. Cerca soluzioni di potenza, non è comune nella pallamano questo tipo di conclusione, a meno che non sei disperato, che non stai proprio realizzando. Intanto bella la giocata di Dieghez, il tentativo di Dieghez che riesce ad entrare con una particolare notevole agilità tra le maglie difensive della Junior Fasano, mettendo dentro il gol del vantaggio. Antonio, 8-9. Si torna in vantaggio il Fondi, vediamo se giocherà questa volta, chiamerà questa volta il timeout Crastolla. Ed è così, time out con 18 minuti e 8 secondi sul cronometro, breve break per sì, a tra poco. Torniamo in diretta, avevamo accennato in avvio di cronaca di questo match che la Junior sarà protagonista nella European Cup affrontando gli israeliani dell'Apoel Ashdod, formazione israeliana che però ha consentito a quanto richiesto dalla Junior di disputare entrambe le gare qui a Fasano. Si terranno il 5 e 6 novembre entrambe con fischio d'inizio alle 19. È un'occasione importante per la città di Fasano per ospitare la delegazione israeliana, con la gara di andata che di fatto risulterà quella del 5, la gara di ritorno con la formazione israeliana che figurerà
come squadra di casa il 6 novembre. Si disputerà qui nella palestra Zizzi, perché il palazzetto di Vigna Marina non è ancora disponibile, anche se abbiamo visto proprio in mattinata, abbiamo fatto un piccolo sopralluogo, i lavori sono veramente prossimi alla conclusione, perlomeno per quanto riguarda l'interno della struttura. Quindi ci auguriamo che in caso di passaggio del turno poi si andrà a disputare le gare in quella nuova struttura. Poi Pugliese incrocia bene, ottima la giocata di Pugliese, bello ripartito bene qua l'attacco della Union, con Pugliese che ha bello, peraltro ha tirato dai 9 metri, cioè nel senso che è proprio il momento in cui ha tirato era all'altezza dei 9 metri, quindi da molto lontano con il sinistro a incrociare, abbassando il coefficiente di difficoltà, sì, era molto alto. Intanto qui ancora Cagnete che fa girare ancora per Miceli, c'è sempre il vantaggio, Miceli. Sì, Vanoli ancora lui con la 10, sempre Cagnete, si scambiano con Arena che adesso probabilmente tornerà in posizione di terzino, ed eccolo infatti con Cagnete che prova il tiro, bravo Sting, che alza un braccio e fa sì che la palla finisca fuori. Adesso potrà ripartire il Fondi. Arena, sempre Cagnete, Arena braccio del passivo alzato, sì, Cagnete il tiro e questa volta Leban la prende. Qui intanto Bearevic e Cagnete erano rimasti aggrovigliati sul parquet. Intanto ancora una d'Arangelo qui, Ossam fa girare bene il pallone per Cantore che la mette dentro sull'altro palo, 10-9. Ancora bravo Cantore nel trovare il palo opposto, anche ottimizzando la giocata rapida di Iori, fanno scalare veloce dietro la schiena. E Junior che quindi rimette la testa avanti dopo un momento in cui era stato il Fondi a, in un paio di circostanze, a portarsi rapido, sul efficace, più efficace, però non perfetto la partita, quindi molto bravo anche Cantore a prendere, sì, palla, a mettere i passi giusti e a metterla dentro. Quindi intanto difesa in area di Pugliese, difesa in area, giusto. E guarda, mi è piaciuto questa mille virgolette fischiata dell'arbitro, perché spesso si tende a non considerarla in questi casi, sì, la difesa in area, giusto, c'era, la fischi, tiro dai 7 metri adesso, sì, sicuramente vedendo anche gli errori commessi dagli altri. Intanto para la conclusione di De Luca Leban, probabilmente nei primi 20 minuti di questo match i migliori in campo sono stati proprio gli arbitri. Noi sì. Non le segniamo, non quando c'è da verificare, però quando c'è da apprezzare, questa è una situazione sicuramente da sottolineare. Arbitraggio puntuale e preciso. Intanto Pugliese nuovamente incrocia, cioè meglio tira, questa volta non incrociando, e Garcia arriva. Un po' calcistica questa, sì, parata, perché generalmente il portiere della pallamano tende a tenere i piedi a terra, invece lui si è tuffato, sì, si però è lanciato ed è riuscito comunque nel tentativo. L'importante è che sia efficace. Intanto 19 al 21esimo, attacco Fondi. Si è congelato il risultato in questi ultimi attacchi. Rientra Damianovic come pivot del Fondi, con Speranza che si risiede in panchina accanto a coach Giacinto De Santis. Intanto Cagnete schiaccia per Miceli, Sperti recupera subito lo spazio, rinnega la conclusione. Quindi Vanoli poi per uno contro Hosting, che mette una mano di troppo addosso a Vanoli, rischiando anche una sanzione, la seconda sarebbe stata per lui, però lascia in tempo utile la presa. Ripresa il gioco con De Luca che corpia quattro passi, anche quest'altra contano velocemente bene. Sì, peraltro i non dovremmo sorprenderci, insomma, però, che però lo facciamo semplicemente perché in passato abbiamo visto veramente cose, anche 5-6 passi. Sì, sì, faccio 2 minuti per Damianovic questa volta, con difesa prolungata su Hosling. Damianovic lamenta forse di un eccesso di pena in questa situazione, sì, con i 7 metri, che è giusto anche perché poi erano giunti in area a difendere, sì, gli atleti del Fondi, però effettivamente forse noi non abbiamo visto questa prolungata contatto, l'hanno visto meglio gli arbitri. Angiolini troppo telefonato, però anche se è bravo Garcia, sì, 7 metri. Abbiamo detto tanti errori anche dai 7 metri, forse il quarto errore complessivo addirittura dai 7 metri, sì, uno di Cagnete, uno di De Luca, uno di Yersam, uno di Angiolini. Sono tanti, la banda, 4 errori in 22 minuti. Sì, sì, assolutamente, dai 7 metri. Tanti. Peraltro parliamo di errori perché sia nel caso di Leban, ma anche nel caso opposto,
È vero che si è toccato, insomma, è capitato che la palla finisse sul palo, sulla traversa, ma anche nel caso dei tiri intercettati dal portiere stiamo parlando di tiri abbastanza leggibili. Intanto si è chiamato il time out. Sì, andiamo a leggere proprio gli incontri di questa giornata che vede la Junior che sta affrontando il Fondi qui delle Muramiche. Sugli altri campi: Merano, Rubiera, Bolzano, Campus Italia, Cassano Magnago, Carpi, Bressano, Siracusa, Sassari Romagna e Bressanone Conversano. Si torna a pieno organico anche con l'inclusione del Campus Italia nel rango dei 14 della Serie A Gold, quindi nessuno riposa. Classifica la vigilia che vedeva il Conversano campione d'Italia in testa con 6 punti a punteggio pieno di fatto, poi Fasano, Sassari, Bolzano, Bressano e Siracusa 4, Cassano Magnago, Merano, Merano 3, Bressanone 2, Campus Italia e Fondi 1, Rubiera, Romagna e Carpi 0, con una serie di asterischi: Sassari e Romagna, una gara da recuperare, due per Bressanone e Rubiera a causa proprio dei rinvii per il match di European Cup disputato, il derby disputato nel primo turno tra Sassari e Bressanone, col Sassari vittorioso in casa in gara 1 per 29-24, poi rimonta per 29-20 a Bressanone in gara 2, e poi andremo anche a parlare di quelli che saranno i turni successivi per le due formazioni. Intanto sta per ripartire il gioco con Speranza, che è rientrato in campo perché Damianovic è in panca puniti, prende il posto di Garcia, quindi porta vuota nel Fondi. E Cagnete, Arena, Vanoli, Cagnete lascia Vanoli, parla per Micheli che entra da angolo zero, cerca una volante chiamata sicuramente nel time out, però sì, una volante non ottimale, tiene il pallone in gioco Cantore. Sì, con l'Eva che frettolosamente aveva giocato, cercando proprio cercando di sfruttare anche il fatto che la porta fosse libera, quella del Fondi, però erano distratti i suoi compagni, un po' anche lui non è stato preciso nel passaggio. Si torna adesso comunque un attacco organizzato, Notarangelo che prova ad entrare. Tanto nuovamente 2 minuti per Vanoli, questa volta sicuramente più visibili anche la nostra postazione per aver trattenuto Notarangelo che stava entrando al tiro. Anche qui ovviamente il giocatore in fase offensiva se lo va a prendere, cioè qui Notarangelo si era poi in qualche modo liberato per poter tirare anche agevolmente e senza alcun ostacolo ha preferito non tirare attendendo che l'arbitro fischiasse proprio per questo tiro dei 7 metri, che diventa una sberla all'incrocio da parte di Ostam, che corrisponde all'11-9 al minuto 23 di questo primo tempo tra Junior Fasano e Fondi. Dopo 3 7 metri complessivamente sbagliati da ambedue le squadre consecutivi, 4 nel totale, sblocca la maledizione generale Ostam. Sì, anche prima ha cercato la potenza, ora marca altro la Juno con questa 3-3 che causa un po' di confusione nelle file del Fondi, che poi trova la rete con Arena che incrocia bene superando Ostrom, incrocia in caduta tra l'altro, sì, una bella, bravo Arena sicuramente. Ora io stavo, ha mancato lo scalare per Cantore, io so che rischia anche i 2 minuti ora per aver allontanato brutalmente Arena. Sì, non sarebbe stato errato dare una punizione a Jelson che aveva protestato in maniera troppo eccessiva contro però pare Arena. Che, insomma, l'arbitro abbia richiamato adesso entrambi i giocatori e pare che si siano chiariti. Intanto è proprio adesso Jelson che a quanto pare è stato bello ancora una volta il servizio, questa volta per Hosling. Eravamo abituati, come dicevamo prima, lo scorso anno a vederlo con Franceschetti. Questo sì, fantastico. Franceschetti sicuramente è più mobile di parte di questa liaison, però in questo caso funziona la grande anche Ostrich, con sicuramente più fisico da mettere a disposizione della formazione. È vero che forse perdi un po' in mobilità, perdi un po' in agilità, ma guadagni nel ventaglio di posizioni in cui puoi passarli. No? Perché un giocatore che se guadagna la posizione difficilmente ha avversari in grado di intanto Cagnete va al tiro sotto passivo con Notarangelo che gli sporca la conclusione, poi Esperti, Angiolini, c'è sempre Cantore libero che si sbraccia giustamente, però non viene visto, non era anche forse facile fare un passaggio tracciante lungo, poi Angiolini fa tutto da solo con Garcia che col piede entra, resta a terra Angiolini, cade male nella circostanza e venne interrotto il cronometro,
con il Fondi che poteva attaccare anche in superiorità numerica, però gli arbitri hanno valutato l'infortunio. Vedremo ora se entrerà in campo Pugliese con Notarangelo in posizione di terzino sinistro. C'è Messina, però, Messina, che è lui che fa il suo esordio in serata. Riparte il gioco in questo momento. Vedremo poi in attacco come si sistemerà la squadra, perché sì, vediamo sicuramente un'anomalia di ruoli, però sì, soprattutto sto cercando di capire, cioè, gli umori provenienti dalla di terzino non l'abbiamo mai visto, infatti piuttosto portiere, ma terzino no. Cagnete dall'altra parte viene murato, non è la serata di Cagnete, sicuramente per me non è qui Messina ancora. Ostring fa le cose facili, le fa bene, si ferma, sì, si alza, rimane anche il giusto tempo di relazione per vedere lo spostamento del portiere, rimane fermo Garcia e battezza la conclusione forte. Bravo Messina, semplicemente a fare da legante appunto tra la fase difensiva e offensiva, ha avuto anche lo spazio per poter partire, ha preferito ovviamente servire il compagno in posizione meglio disposta. E intanto ancora Miceli che prova ad entrare, viene fermato però da due giocatori abbastanza solidi quali Bearevic e Ostling. Intanto ancora Vanoli adesso per Cagnete. È libero della doppia, sì, sì. E non riesce a sbloccare con l'Eva, anche compie una grande parata, però succede di tutto Cagnete, con Damianovic che non era riuscito ad abbloccare la palla, anche con una certa un'azione anche qui rugbistica su Ostling. Tutti fuori ora nella Union, rientra Angiolini, vediamo chi sarà il settimo, ne conto uno in meno, è Ostling, sì, che era andato solamente a prendere un po' di pece a bordo campo. Intanto anche Angiolini adesso è rientrato, sì, tranquillamente, perché stavamo dando un'occhiata alla partita. Intanto ancora bravo, molto bravo Garcia col piede, mentre mancano 3 minuti esatti al termine della prima frazione comunque divertente, sì, diversi errori, però comunque nel primo tempo che è scorso via velocemente. Ora abbiamo Cantore che fa 3 su 3. E forse nelle file della Junior insieme all'Eba nel migliore di questo primo tempo, Vito. Sì, decisamente, peraltro in questo caso una palla che vede partire davvero all'ultimo, proveniente dal basso, quindi un campanile di Angiolini, quindi anche tutto il tempo prima che la palla arrivasse a un'altezza accettabile per il giocatore della Junior Fasano, bravo poi nel mettere i passi e andare a fare ciò che è quello che deve fare il giocatore nel suo ruolo. E intanto qui la piroetta da parte di Arena e ancora la, sì, parata di allora di qui Reban. Hanno dato un vantaggio agli arbitri perché prima aveva commesso fallo Austin, sì, poi si era liberato ai limiti dei passi, però con la piroetta bella da vedere. Ora a proposito di beach handball, anche Angiolini tenta, sì, questa volta più pallavolistica con il salto in doppio appoggio, ha richiesto un po' troppo di fronte, sì, a un difensore che comunque poteva murarlo, cosa che è puntualmente accaduta, sì, è fortunato però perché la palla resta ancora tra le mani dei giocatori della Junior. Adesso proprio Albin Jostam con Notarangelo in posizione di terzino destro, ancora Jostam per Angiolini che può saltare e tirare, in questo caso però lo fa Jostam senza saltare, mettendo dentro il 15-10. E adesso in prossimità quindi della fine del primo tempo, quando manca un minuto e mezzo, la Junior mette allunga, la freccia allunga e prende il largo. Intanto ancora viene nel tentativo di entrare. Sì, credo sia un parziale di 6-0 della Junior, perché il Fondi la sei in vantaggio sul 10-9, anzi no, forse sul 9-8 per l'ultima volta. Comunque è un parziale, sì, importante da parte della Junior. Ora Damianovic, Cagnete, Vanoli che forza conclusione, Leban tiro forzato in questo, sì, caso regalato, non poteva angolarla, cioè nel senso che non la si può, non si può imputare, sì, chiaramente al giocatore Leban Vanoli, è bravo, non poteva angolarla più di così, ovviamente Leban c'era, un tiro che per un portiere come lui è abbastanza semplice. Grande acquisto della, sì, Junior Fasano quest'anno, sì, fortemente voluto, tanta responsabilità però, no? Cioè devi sostituire un giocatore che ha fatto, sì, la storia della palla a mano, assolutamente, inseguito da anni dalla Junior, era già un paio di anni che voleva
voleva questo atleta, che poi ha fatto un po' un giro largo andando a Sassari, poi per giungere a Fasano. A Sassari è anche sfortunata la sua stagione, con l'approdo di San Paolo che le ha rubato il posto in corso d'opera. 2022 si ritira Federer, si ritira Fovio, casualità, non so. Sì, si sono ritirati in tanti quest'anno. Ovviamente scherziamo, anche Umberto Giannocca, Fasanese d'Occhio, restando nell'ambito della pallamano. Per riflettere su quanto sia stato importante per la storia della pallamano italiana un giocatore che oggi è in panchina della Junior Fasano, come potremmo dire consulente, Vito Fovio. Intanto adesso può, sì, è stata una palla, giocarsi probabilmente il penultimo, no, l'ultimo attacco, vediamo se, no, il penultimo, perché c'è il passivo. Può ripartire il Fondi, che ha 10 secondi con Miceli, che però commette un gravissimo errore. 7 secondi, è ormai 5 per la Junior Fasano, con Notarangelo che prova da lontano. E finisce qui il primo tempo. Finisce 15-10 con la confusione che ha regnato all'ultimo minuto, che è un po' simbolo di quello che è accaduto praticamente in tutto questo primo tempo. Garcia intanto protesta col suo palo, resta anche a terra, ovviamente più per recriminarsi. Beh, potremmo dire che nei giocatori del Fondi sicuramente è stato tra i migliori, sì. Campo, da dimenticare grazie. Finora la prova di Cagnete, che si era presentato con 35 reti, però a quota zero, sì. In questo primo tempo e la Junior invece, che non ha difeso proprio benissimo, c'è cioè da dire. Leban ha messo parecchie pezze, però in attacco la Junior è efficace. 15-10 appunto il parziale al termine di questo primo tempo. E salutiamo intanto anche Alessandra Aprile del Fondi, che è sempre disponibile, ha sempre sempre d'aiuto quando c'è da rapportarsi, è importante che per la palla a mano. E con questo saluto vi diamo appuntamento alla ripresa dopo un piccolo break. Andiamo a parlare nel Bar Sport.
Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Con le immagini curate da Tiziano Di Carolo torniamo in diretta dalla palestra Franco Zizzi per questo secondo tempo con la Junior Fasano che conduce per 15-10 e, intanto adesso andiamo un attimo a vedere le formazioni che ricompariranno in sovrimpressione, giocatori che sono già in campo da una parte e dall'altra e, tanto sia il Fondi che la Junior Fasano sono pronte insomma per poter intanto state vedendo il Fondi, stiamo vedendo la formazione della Junior, poi vedremo anche quella del Fondi. Sta per partire il match. In questo istante parte la ripresa e dunque Antonio si riprende esattamente come avevamo chiuso la prima parte di gara con la Junior Fasano e anche per il Fondi mi pare di vedere se sì, diamo un attimo un'occhiata, ci sono praticamente gli stessi che hanno concluso sì. Il primo tempo, fatta eccezione forse per l'ala sinistra, è stato nota arancio, seconda diretta Angiolini, murata conclusione da parte di Dieguez, poi invasione e dicevo sì, c'è una novità nelle fila dell'attacco del Fondi con
il numero 27, Gabriele Livoli, al posto di Miceli, che non era stato tra i migliori in fase offensiva della formazione pontina. Attacca ora proprio il fondo per verificare il primo attacco da Junior con Damianovic, che aggancia un ottimo servizio da parte di Cagnete e accorcia. Bravo soprattutto nel prendere la palla, non era semplice, era molto più avanti rispetto alla posizione che aveva occupato, ha allungato il braccio, si è girato ed è stato bravo anche in caduta a tirare dall'altra parte, quindi insomma giocata notevole da parte del numero 9 del Fondi, adesso che si trova comunque in situazione di svantaggio di meno 4. Intanto Angiolini perno dall'angelo il tiro e nonostante il tentativo di Garcia Giugno la palla finisce comunque dentro, 16-11. E quindi Antonio, un minuto e mezzo, ma a quanto pare il trend della ripresa sembra essere esattamente lo stesso con cui si è chiusa la prima parte di gara. Vediamo Dieguez, Vanoli, è stato invece Damianovic che però subisce un fallo nella circostanza. E viene fermato anche il cronometro dopo 2:04 per asciugare, forse è la prima volta che bisogna asciugare il parquet, si vede che il caldo è andato via e quindi non ci si bagna più di tanto per terra. Intanto confronto Angiolini Cantore, i due pare stiano dialogando insomma sul movimento che Cantore ha fatto più volte in fase offensiva, allungando subito, prendendo posizione. E come dicevamo nel primo tempo, anche spesso e volentieri essendo completamente solo in posizione appunto per poter tirare. E intanto adesso Vanoli potrà riprendere il gioco con ancora lui in posizione centrale per Dieguez. De Luca, top scorer della prima parte di gara per il Fondi. Ancora Vanoli che prova ad entrare, viene però buttato completamente a terra. Esulta Livoli. Per questo tiro dei 7 metri, Angiolini 2 minuti, ce l'avevamo sott'occhio, probabilmente era inutile da parte di Angiolini, ma a rigor di regolamento la sanzione per 2 minuti c'era. Angiolini ha tirato praticamente a terra il giocatore con la mano numero 21 del Fondi. Sì, le stanno ravvisando tutte queste sanzioni. Probabilmente era inutile però da parte di Angiolini, poteva tranquillamente col corpo cercare di evitare un movimento da parte dell'avversario, ma la palla però è adesso nuovamente tra le mani dei giocatori del Fondi, con Cagnete che ha riacquisito la sua posizione in centrale. Ancora Dieguez, serve, bravo Bearevic nel palleggio, ma ancora bravo Damianovic a recuperare il pallone al limite, e infatti è invasione della invasione. Doppia, ma non dell'invasione, che invece viene fischiata, quindi si riprenderà adesso oltre il limite dell'area, diciamo, con i giocatori della Junior Fasano, che però giocheranno, avranno questa fase offensiva con l'uomo in meno. E quindi come sempre da schema canonico Leban va fuori, tentativo quantomeno di attaccare in ad armi pari, sì. Isonumericità. Intanto Jolstam lascia Pugliese, che è sempre il settimo uomo in queste situazioni, infatti è colui che lascia poi il campo per Leban. Ora Leban torna al suo posto, quindi attacca in inferiorità numerica la Junior, anche rischio passivo, però Sperti fa tutto da solo, troppo da solo, con Garcia che para, la palla non esce sul fondo, esce sul rimessa laterale, rientra Pugliese al posto di Leban per questo attacco organizzato. C'è il passivo dietro l'angolo, Sperti, nota Arancio, tira la conclusione con la porta libera. Jerestam lascia il posto a Leban, entra anche Bearevic al posto di Pugliese, poi Leban ottimo su Dieguez, sì. Poi non riesce Cantore a mantenere in possesso palla la compagine fasanese, poi c'è il 7 metri per fallo di Austin, seconda volta 2 minuti. Ora sì, c'è stato il fallo, sì, visto forse lo sgambetto, però è però chiaro, evidente che Diego sia arrivato a quel cercarlo, punto, sì, in questo caso tiro dei 7 metri, in questo caso avrei aspettato prima di dare
due minuti di escursione temporanea, cioè non ci è sembrato violento, ma no, un contrasto che ci sta nella, nell'ottica del gioco. D'altra però parte, ricordi di regolamento, anche in questo caso i 7 metri sono canonici. I 7 metri, sì. E intanto questa volta Vanoli contro Leban. Vanoli doppia finta e gol. 16-12 il punteggio. Quando siamo a 4 minuti e 20 secondi del secondo tempo, Notarangelo, Cantore, Bjelstam, Angiolini entra in campo, termina la sua esclusione temporanea, quindi per un breve istante è stata sotto i due uomini la Juve. Notarangelo, Bjelstam, Angiolini, Bjelstam, Sperti, ottima la finta a lasciare sul posto. Bravo. E a bravo, però a livello guarda, emotivo, questo è un gol che secondo me segna un po' la partita. Quando subisci un gol del genere è perché non ci stai neanche più con la testa. Sono passati solo 5 minuti in questa ripresa. Stato grandissima, bravo, la parata di Leban. Che bella su parata. Vanoli, veramente bravo Alessandro Leban. È citato prima una leggenda Fovio, Leban non lo sta facendo rimpiangere moltissimo. Assolutamente no, assolutamente. Anche perché no, poi compensa in panca Fovio. Assolutamente. C'è no, una munizione, forse i danni della panchina del Fondi. Sì. E intanto l'arbitro che potrà riprendere, ma l'arbitro che fischia 2 minuti per eccesso di proteste, quindi esce De Luca, quindi parità numerica adesso, quindi doppia sanzione danni di Giacinto De Santis, prima il giallo e poi 2 minuti, voleva un 7 metri forse nella circostanza precedente. Oh ragazzi, e intanto si riprenderà De Santis che prova a spiegarsi, ma insomma fase nervosa suppongo che dalla panchina, peraltro specialmente per lui subentri un po' di frustrazione. Il gol di Sperti è stato davvero abbastanza disarmante, poi anche veramente in attacco pochi spazi, praticamente 15-10 termina la prima frazione, i primi 5 minuti si è segnato pochissimo, due pari il parziale. Angiolini, scalare per Cantore che prosegue con la sua serata da 100%. No, questo giocatore è davvero impressionante, ha fatto il suo, lo fa con eleganza, lo fa con sicurezza e soprattutto è importante anche per lui trovare sicurezza, ma riesce a farlo con una tranquillità che davvero lascia ben sperare per tutto il proseguo della partita, anche in vista, staremo a vedere, tanto Leban si aiuta di quelle che saranno le partite europee, insomma, tanto, nelle quali ovviamente giocatori che riescono a scendere in campo con questa serenità sono davvero fondamentali. Tanto ancora un'ottima difesa della Junior ed esulta complessivamente Crassola per aver vanificato questo attacco ospite. Sì, una fase complicata per la formazione fondana. Ora Yas poteva servire con un'azione facile e facile, sì, ha preferito il traversone per Sperti che poi non poteva fare altro che da quell'angolo di ricominciare da capo. Ora Jorestam fa tutto da solo, Leban evita la rimessa ancora, uscendo dalla propria area di pertinenza. Se riceve D'Angiolini, Notarangelo arriva in corsa, poi serve Sperti che trova il terzo, forse quarto palo della sua serata, sì, questa volta per Sergio Garcia anche a toccarli, a sporcare la conclusione, è Garcia il Giugno che la spinge sul palo con un buon intervento con la gamba, tra, sì, l'altro con cui era saltato, mentre sì, Notarangelo, Sperti rimprovera Notarangelo un servizio poco ottimale per potersi lanciare dall'ala, mentre De Santis chiama il time out. Ne approfittiamo per andare anche a leggere quelli che sono giro stati parziali, sì. Pressano Siracusa terminata sul 25-19, poi abbiamo Sassari Romagna terminata sul 34-25, robante vittoria del Sassari,
poi abbiamo Merano Rubiera 31-27 terminata anch'essa. Bolzano che sconfigge per 42-37 Campus Italia. Invece andando alle partite in corso possiamo recitare i parziali di Fasano Fondi sotto i nostri occhi per 18-12, il successo parziale dei biancazzurri. Bressanone che invece vince di tre lunghezze sui campi d'Italia del Conversano per 18-15. Sicuramente tra Merano, Bressanone, Sassari, Conversano ci sono quattro squadre attrezzatissime per il tricolore, e poi anche un gruppetto di squadre che può divertirsi per rientrare a disturbare queste favorite, tra cui inseriamo il anche Bressano, il Fondi e il Fasano. La Junior Fasano, sì, e il Bressano ovviamente sono squadre che possono dire la propria quest'anno, e come giustamente dicevi, però facendo una suddivisione per categorie, le squadre che hai citato competono ovviamente con un organico abbastanza interessante e addirittura ulteriormente rinforzato rispetto allo scorso anno. Assolutamente sì, quindi sicuramente sarà divertente per gli spettatori neutrali soprattutto, e comunque per gli appassionati, gustarsi questa Serie A Gold. Vediamo intanto riprendere il gioco, ripreso con Arena che serve Cagnete, poi Vanoli, Cagnete, Arena, prova la finta su Vangiolini, Cagnete entra e si sblocca dopo 37 minuti. Sì, sblocca il suo score, media rovinata fino ad oggi, possiamo dire. Ora perde, ma adesso torna con una media ragionevole in sì, quattro partite. Sì, comunque parliamo di media impressionante. Ora riceve meglio bravo, Sperti. Bravo, bravo. In questo caso Sperti dimostra di essere un'ala destra realmente esperta, anche non soltanto nel movimento, è un giocatore che comunque ha tenuto l'aria per più possibile, è stato bravo con la finta, ha aspettato il movimento di caduta, quindi cercando di mettere in difficoltà il portiere con un contromovimento, e la palla è finita dentro, quindi un bel gol di Sperti che spesso da parte sua sembrano quasi scontati ma che in realtà tecnicamente sono molto complicati da eseguire. Perde palla malamente Arena, Sperti la riconquista, Notarangelo spinge, poi serve Angiolini che trova una rete acrobatica, e forse c'era anche un due minuti di sanzione per Arena che l'ha spinto in maniera Guarda, molto pericolosa. Caso, onestamente sai come la penso, lo diciamo spesso, ne parliamo spesso. L'arbitro, se si fosse alzato in quel momento Angiolini, probabilmente non avrebbe fischiato la sanzione, perché abbiamo visto che erano già entrambi girati per ripartire verso la metà campo. Angiolini è rimasto a terra, si è reso conto probabilmente della gravità del fallo e ha fischiato i due minuti. Quindi sotto questo aspetto è bene che l'arbitro, gli arbitri in generale, prendano una posizione che rispetti il regolamento. Sì, era pericoloso perché era già di spalle Angiolini, quindi ci sta, però deve essere secondo te più immediato, esatto, per cioè, evitare ci sta sicuramente poi retropensieri, diciamo, esattamente, dice. Perché ci sta sicuramente il fallo, erano due minuti ovviamente, però in questo caso ritengo che vada fischiato perché è fallo e non soltanto perché il giocatore magari è rimasto a terra, che viene appunto ripulita in questo momento, quando sul 20-13, sul più 7, 8 minuti di questa ripresa, la Junior Fasano continua a mantenere, anzi e a ulteriormente affermare il proprio dominio in questa partita, con Dieguez adesso dall'altra parte che deve necessariamente provare a ridurre il divario per potersi giocare gli ultimi minuti di questa gara. Intanto il tentativo da una posizione impossibile, peraltro con due difensori su di sé da parte di Sì, avevamo detto a inizio, a fine primo tempo, non era stata una difesa eccezionale quella della Junior con Leban che aveva salvato spesso. È migliorata col tempo. Migliorata anche forse complici le tante esclusioni temporanee che stanno bersagliando il Fondi. E guarda, non tiro per casualità, è migliorata esattamente con diretta proporzione rispetto al punteggio qui Angiolini. Intanto torniamo in cronaca, e il palo di Sperti l'ennesimo. Sì, ce l'ha con quel palo Sperti oggi. Mentre forse si poteva fischiare un fallo a favore di sì, Vanoli nel corso sì, dell'azione precedente. Al e diceva del... Antonio che il miglioramento da parte della difesa e da parte della Junior è arrivato in concomitanza con il divario, l'aumento del divario del punteggio, quindi la Junior che ha migliorato la propria fase difensiva mantenendo un buon ritmo anche in fase offensiva, ha messo a segno poi quel bel break di cui parlavamo a fine primo tempo. Vanoli, ripreso il gioco con il Fondi che resta in attacco. Vanoli che forse commette un attacco, poi la che finisce tra le braccia di Cagnete che
raddoppia il proprio score con Corcione, che era stato travolto da Vanoli, però hanno lasciato correre i due arbitri. 10 minuti in questo istante della ripresa, più 6 Fasano. Fondi che prova a restare viva in piena corsa. Angiolini, Jörstam, bella la palla per Corcione, che si prende tutto lo spazio e il tempo necessario, sì, per andare poi. Bravo Corcione comunque a fare leva sul piede sinistro come perno, a prendere la palla, a girarsi, a caricare il tiro e a metterla dentro. Aspetta, Damiano, qui ci si era scordato che per ripartire bisogna stare nella metà campo, di per dietro la linea. Peraltro, ecco, guarda, non so se hai visto, c'erano almeno un paio di giocatori già oltre la metà campo. Sì. Abbiamo visto nelle scorse stagioni alcuni arbitri essere molto più fiscali sotto questo aspetto. Sì, ma in questo caso parliamo di 6 metri, esatto, sì, avanti. Già piazzata, quindi ovviamente. Tanto, a proposito di novità regolamentari, diciamo messe in campo dalla IHF, dall'International Handball Federation, possiamo notare anche il nuovo cerchio di centrocampo. Prima non era indispensabile, ma allora sì, c'è questo cerchio del diametro aumentato, dove rispetto a quello che era originariamente segnato sul parquet della Gigi, mentre Angiolini nuovamente andrà in panca puniti, probabilmente, anzi no, è solamente da asciugare il parquet, però dalla segnalazione arbitrale sembrava quasi dovesse mettere mani all'esclusione temporanea, per questo Angiolini stava già protestando. Sì, sì, sì. Dicevamo, quindi ora in realtà chi riceve il pallone in partenza può stare anche più avanti alla linea, è importante che non vada oltre il perimetro del cerchio più grande che vediamo proprio a metà campo. E come sempre questi riferimenti fondamentali da parte di Antonio sul regolamento, insomma, ci permettono di comprendere anche meglio, soprattutto bravissimo Corcione ora a strappare le palle, mani Cantone dall'altra parte, ancora lui, che bravo, migliore in campo, guarda, te lo dico già adesso, Antonio, mi sta piacendo tantissimo. Sì, 5 su 5 per Cantone. Ma a prescindere dal punteggio, questo giocatore ha un garbo e un'eleganza in campo che diventano ogni giorno una rarità. Leban protesta per essere stato preso in faccia. Ricordiamo che anche qui un'altra novità regolamentare: ora c'è sempre il provvedimento disciplinare quando si prende in faccia il portiere, infatti Leban ora si riprende lui 2 minuti. Tra l'altro, Antonio, ti dicevo, da regolamento ci stavano all'attaccante 2 minuti, e in questo caso però è chiaro, però che non puoi protestare in questo modo, cioè, sì, devi comunque mantenere contegno, è chiaro che devi far presente all'arbitro, come giustamente stavi, sì, dicendo, che da regolamento c'è a tutti gli effetti l'esclusione per 2 minuti al giocatore che stava attaccando, però non puoi protestare in questo modo. Pecca un po' di inesperienza il giocatore della Junior Fasano, che giustamente, a mio avviso, con una protesta del genere viene accompagnato in panchina da parte dell'arbitro. E intanto adesso Sibilio che permette la ripresa del gioco con Jörstam, Angiolini e Cantore. Ancora Jörstam adesso con Notarangelo, dall'altra parte Pugliese, che si è reso protagonista nella prima parte di gara di 2 tiri davvero molto interessanti. Giocatore che già lo scorso anno, Antonio, era cresciuto moltissimo, e che quest'anno anche per lui, perché tra l'altro ricorda, arrivarono insieme alla Junior Fasano, sì, potrebbe essere l'anno della maturità. Intanto, allora, sì, ancora difesa in area da parte di De Luca, quindi 7 metri a favore della Junior. Sì, e tornando brevemente alla situazione precedente, detto brillantemente tu, era giusto dare col nuovo regolamento, no? Sì. Il provvedimento all'attacco del attaccante del Fondi, anche se per me, quando è casuale, noi che siamo stati giocatori scarsi, esatto, non facciamo apposta a prendere in faccia. Le nostre scuse erano sempre scuse col cuore. E intanto Jörstam, però sì, non bisogna protestare così, perché non si ottiene niente, anzi, poi in maniera abbastanza veemente ingenua. Peraltro, Antonio, vincendo di più 9 ormai, sì, quindi stiamo parlando, comunque è chiaro che per principio devi far valere, perché può farti realmente male un giocatore di Serie A. Io ricordo intanto qui 2 minuti per Cantore, anche un po' eccessivi in questo caso, perché sì, anche qui dal regolamento, però. Sì, dal regolamento ci può stare. Dicevamo, ok, il discorso della protesta non necessaria, però
capiamo anche che quando un portiere prende la palla in faccia ci si sente stavo di giusto per diciamo dire così. Ricordo Antonio di un allenamento, ero presente, Zeliko Bearevic prese in pieno volto un portiere delle giovanili, tra l'altro un fan prodigio della pallamano fasanese, Gianvito Lapertosa, che praticamente rimase completamente a terra per qualche minuto e non solo smise di allenarsi perché era praticamente in uno stato di disconoscenza, sì, quindi può davvero succedere, specialmente quando poi incontri, immagino, un giocatore come Jostam che tira fuori delle sberle, dei missili davvero spesso imprendibili, e che se li prendi col volto fanno davvero tanto male. Intanto Junior, che adesso con Notarangelo prova ad entrare, la piroetta, poi Angiolini alza intanto in difesa dall'altra parte il Fondi, ancora con Angiolini, sì, passivo intanto chiamato, cioè, chiamato il passivo, Notarangelo trova lo spazio, è bella in questo caso la ancora parola di calcettistica, no? Ancora calcettistica, infatti andremo a vedere perché data insomma le movenze di questo portiere, probabilmente un passato nel futsal ci sarà stato anche per lui. E intanto Arena dall'altra parte, Vanoli molto bene adesso, rapida la ripartenza del Fondi che prova ad entrare, questa volta abbassando il ritmo il Gallo Arena, perché esulta esattamente come un gallo, la mette dentro in pallonetto superando il giovane portiere della Junior Fasano Sibilio, e quindi si riprenderà adesso con la Junior Fasano e Zeliko Bearevic che in azione offensiva, sì, come molto non lo vedevamo, sì, non lo vedevamo da 6-7 anni, esatto, se non è ripartenza. Intanto adesso ancora Corcione, guarda, si perde palla la Junior, De Santis prova ad accelerare, se Levanoli porta vuota e rete, ricordiamo che in doppia superiore numerica, sì, il era ora in solo, sì, una, sì, rete, sì. Fortunatamente avevano guadagnato un intervallo di rete abbastanza importante, tanto da permettersi questo mini blackout per la Junior Fasano, pur mantenendo un più 6. E intanto time out proprio da Giuseppe Grastolla, che equivale a un mini break anche per noi. Sì, sì. Diretta con Junior Fasano Fondi 23-17, siamo allo scoccare della metà della seconda metà, quindi di questa terzo gara quarto, diciamo. E il risultato quindi che ora premia la Junior Fasano, che però non ha realmente mai mostrato di, se non alcuni frangenti del primo tempo in cui il Fondi addirittura è stato anche in vantaggio di un gol. Intanto Flavio Messina in posizione della sinistra, è l'unica novità introdotta da Giuseppe Cantore fuori, per l'esclusione di due minuti. Intanto Notarangelo che tira, questa volta Garcia non si è neanche impegnato, e la palla che è finita in rete per il 24-17, ancora Junior con Arena, qui deve giocare, non c'era assolutamente lo sfondo, bravo questa volta. Intanto potrà ripartire la Junior con calma, Osling per Bearevic, attende tanto che si rialzi Angiolini, e Bearevic però prova a prendersi un po' di fiato richiamando la pulizia del parquet. Sì, Sibilio che dopo l'esclusione di Leban ha acquisito la titolarità, è rimasto lì nell'area blu della palestra. Lo scorso anno protagonista delle finali, no? Scudetto, ricordiamo, il giocatore ancora avrà nelle sue orecchie, nella sua memoria, il pubblico che invocava il suo nome, Simone, giovanissimo, ricordiamo, lo scorso anno chiamato in questa strana veste di soccorritore, considerato che Fovio, il grave infortunio che poi ha fatto sì che Fovio terminasse la stagione, ma prematuramente per certi versi, anche se a 43 anni prematura. Non è finita, almeno per immagino, che spero che voglia accogliere un richiamo da parte dell'intera comunità a giocare almeno una partita nel palazzetto. Io mi faccio ambasciatore di questa nuova causa se su change.org. Sì.
Abbiamo visto Tiralongo a Gaeta ritornare in campo dopo diversi anni proprio per disputare almeno una partita del nuovo palazzetto. Forse spieghiamo la stessa cosa. Intanto sì, abbiamo visto la bella parata di Garcia su Jörstam, che però vede la Juve ancora in attacco. Angiolini, ottima la giocata di gambe, bravo ancora Garcia a parare. Damianovic intanto si invola e poi conquista un 7 metri, un'esclusione del tempo della partita d'Arangio. Qui c'è stato un confronto, ma molto prima, cioè non aveva tirato ampiamente libero, sì, Damianovic. C'è stato un confronto ben prima, i due hanno retto entrambi, cioè il tiro in caduta, sì. Fosse stato, guarda, un attimo prima ci sarebbe stato tutto il 7 metri e 2 minuti. Sì, forse è più giusto, più giusta l'escusa temporanea del 7 metri, sì, comunque sì, ha tirato ampiamente libero. Intanto rientra Leban per il 7 metri contro Vanoli, andrà l'estremo difensore di origini bolognesi. Vanoli contro Leban, para la prima conclusione, non la seconda, però ancora una volta bravo Leban, veramente non abbiamo nulla da dire a questo, alla prestazione di questo portiere stasera, Vito, assolutamente niente. Beh, ripeto, ne abbiamo parlato abbondantemente prima, è un portiere che la Junior inseguiva da tempo e la Junior probabilmente tra le primissime in Italia per capacità di scouting, lo abbiamo notato, il vivaio è un vivaio che come sempre ha sfornato giocatori molto importanti. Leban è arrivato alla Junior Fasano probabilmente con quei due anni di ritardo di cui parlavamo, ma con una maturità maggiore, questo fa sì che oggi possa essere un giocatore in grado di fare la differenza. Intanto dall'altra parte Sperti, lo abbiamo visto a Siracusa, è un giocatore che se sale in cattedra può dire la sua, lo sta facendo anche oggi, una grande partita, un giocatore su cui la Junior punta tanto per raggiungere un risultato e un piazzamento onorevole in questa stagione. Sì, è veramente poco da dire, forse l'unica analisi da fare in questo secondo tempo è che le due squadre hanno speso più tempo in inferiorità numerica che con i set, in 7 contro 7, ora è la Junior a essere nuovamente con l'uomo in meno. E quindi vediamo se il Fondi riuscirà a ridurre lo svantaggio. Palla De Luca che non ha un'intercettazione ottimale. Arena riesce poi a prendere spazio e trova la rete sotto la gamba alzata di Simone Sibilio. Resta a meno 6 in scia per certi versi il Fondi, con la panchina da Junior che ha qualcosa da dire ad Angiolini, che non è stato efficace in difesa nell'aiutare anche Cantore, che non poteva intervenire. Guarda Antonio, quando a questo punto della partita stai vincendo di 6 punti ed effettivamente stai riscontrando anche una discreta semplicità in fase offensiva, perché è chiaro che sia calata un po' in fase difensiva, ti lasci un po' andare e questo fa sì chiaramente che il divario spesso possa diminuire. Intanto il missile di Jostam che si infrange sulle mani di Garcia Giugno e finisce in porta. Intanto dall'altra parte rapidamente Arena prova adesso il Fondi con Vanoli. Sì, Ciccolella che è entrato in campo della formazione ospite. Intanto Pugliese richiama quasi lo sfondo, poi Cantore che bravo placidamente blocca, intercetta il passaggio, poi Sibilio, pressing alto di Vanoli, Junior che strappa un possesso palla fondamentale per i tentativi di recupero del Fondi quando mancano 11 minuti al termine. Sì, mancano 11 minuti al termine, ma una partita come vedi, insomma, i cui ritmi stanno cominciando adesso ad abbassarsi, anche perché Antonio, come dicevi correttamente un attimo fa, questi hanno giocato gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica e l'inferiorità numerica la devi compensare, quindi adesso a inizio stagione, intanto qui la palla per Natalangelo che era dentro l'area, la devi compensare, dicevo, e quindi adesso comincia anche un po' ad abbassarsi il ritmo per una fisiologica stanchezza per questi ultimi 10 minuti di gara. Intanto dall'altra parte il tentativo di tiro e la cravatta di Sperti che però insomma non riesce a evitare nel tentativo e non evita, come dicevi, il gol del 26-20, mantenendo quindi invariato il distacco tra le due formazioni. Notarangelo, Jostam, Angiolini, i tre del centro dell'attacco biancazzurro che stanno manovrando. Jostam, Angiolini, gli ha dietro la schiena ottimamente per Ostrin che salta anche
Angiolini poi trova l'ottimo intervento di Garcia, salta su Angiolini, la difficoltà nel movimento credo che sia stata proprio quella, non ha avuto il passo a disposizione perché c'era Angiolini a fare il coccodrillo prima. Esatto, sì. Tra l'altro nella rete precedente di Lidl facciamo un piccolo passo indietro, forse l'andare facilmente a terra da parte di Garcia lo ha condannato a non riuscire a contrastare anche prima, all'inizio del secondo tempo c'è una conclusione di Notarangelo, a contrastare al meglio le conclusioni alte. Tu intendi fisicamente, sì, non aveva la forza, sì, necessaria, è vero, se sì, vai, sì, se scivoli, sì, a terra, no? Ti manca poi l'appoggio del piede per l'altra parte, ripartenza da Junior e in questo caso con il piede ben piantato è più semplice, non è stato semplice assolutamente fare chiaro, questo intervento su Sperti, però sicuramente riesce a contrastare meglio le conclusioni. Antonio, qui la leggi, è riflesso o la indovini? Beh, qui un po' la battezzi una un lato, quindi ti pianti su un piede e quindi magari scopri anche l'altro e poi è tutta una questione di fortuna e tempismo, non mix. Pugno bruttissimo, qui c'è rosso sicuramente. Brutta, ma questa l'abbiamo vista, sì, e va subito a chiedere scusa, sì, infatti si rende conto. Hanno comunque valutato l'involontarietà, ci poteva stare il rosso, sì, chiaramente, perché si è visto chiaramente... Sì. La bella la botta, sì, volto, il pugno, sì, è una cosa, sì, eccessiva, diciamo, sì, sì, però sì, vanno immediatamente chiesto scusa anche Notarangelo, evidentemente non è stato così duro anche come perché sembrato, non so se notato, sì, nel movimento tendeva ad accentrarsi prima ancora di ricevere, sì, la palla, quindi è probabilmente ciò che ha ingannato Vanoli nel tentativo di difesa che ha fatto sì, insomma, che la, sì, la mano, diciamo, arrivasse stato sul muso di Notarangelo, vedere, sì, di quanto in, sì, realtà poi sia stato venale. Intanto io stamma continua a cannoneggiare e anche qui avete visto Garcia andare a terra per certi versi e quindi scopre anche parecchio specchio, sì, no? E per quanto sia una delle indicazioni che tutti gli allenatori dei portieri danno ai portieri, quindi in di piedi fino alla fine, terra, no? Sì. E saper andare a terra quando solo è strettamente necessario, peraltro con un movimento ben diverso perché sai che la palla andrà lì. Intanto dall'altra parte si incagnete, cerca la touche, no? Muovendo, cioè, sì, guadagnare metri, non la touche, ovviamente è tutt'altro, una regola, però cerca di guadagnare metri. E intanto ancora Cagnete, il tiro questa volta. Questo è il Cagnete che riconosciamo, no? Sì, come... sì, sì, è un tiro finalmente dei suoi. Qui intanto fa metri scivolando, è buona, ottima la parata e ancora la risposta questa volta di Garcia Giugno che molto intelligentemente si spinge in avanti e va. Sì, doppio intervento, ottimo. Certo, la Junior che nelle prime partite ha sbagliato troppo in avanti, sì, in attacco, deve rimanere lucida fino alla fine perché anche se questa gara può sembrare in ghiaccio e magari lo sarà anche, però segnare aiuta a segnare, no? Quindi per quanto è stato eccezionale Garcia in questa situazione, però fare due errori di questo tipo non è il massimo. Sì. Notarangelo prova a chiedere il fallo, sì, ma non c'erano entrambi abbondantemente piazzati e quindi non era il caso. Intanto Diegas dà ancora, prova ad entrare, cerca Cagnete che non trova spazio, Bjarevic chiama ancora uno sfondo che non c'è, ma un tentativo di parte di De Luca che abbastanza leggero per lei, ma anche rientrato anonimo soprattutto pane, con pochissime pretese da parte del giocatore numero 19 che però è qui. Intanto l'errore di Angiolini, diciamo che però nel primo tempo si è mostrato essere abbastanza in partita. Qui ancora De Luca, bello che prende questa palla, prova ad entrare bene e la mette dentro. 27-22 più 5 Junior, bravo De Luca, e questo è ciò che ci ha fatto vedere nel primo tempo. Intanto Angiolini dopo un paio di errori consecutivi viene richiamato in panca con Pugliese che prende il posto di Notarangelo di fatto, sì, come terzino destro, terzino sinistro, ma proprio il numero 13 bianco-azzurro, con Boggio che avevamo raccontato in precedenza è entrato in campo al posto di Sperti. Yersam al limite del passo, intanto bravo, bella, bravo Pugliese in questo caso, si entra bene, si prende lo spazio necessario e a tutto braccio incrocia perfettamente. Ora Diegues prova la conclusione sopra, sì, in questo caso, dice, forzata. In questo caso sì, forzata, Diegues non poteva pretendere di più da questo tiro, d'altra parte molto semplice per Leban, un tiro centrale basso, però è bravo Leban, rimane concentrato a restare in piedi e al mettere la mano, la manona negare. Ovviamente mancano ormai 5 minuti, poco più di 5 minuti al termine della partita, ma io ho già in mente i due migliori in campo.
Pugliese, dall'altra parte Notarangelo, scambiano i due. Pugliese che si trova provvisoriamente in posizione di centrale, posizione che viene poi ripresa da Jöstam, che incrocia con Notarangelo, a sua volta incrocia con Pugliese, che incrocia il tiro, parata di Garcia, la raccoglie. Fa forse Jöstam è sordo, diciamo, perché non sente. Sì. Sì, probabilmente anche forse magari è un defense alla NBA, no? Sì, sì, la frequenza del battimani forse può mettere anche fuori causa, fuori tempo l'attacco da Junior, mentre Diegues questa volta trova una rete tra le gambe di Leban. Qui c'è intervento falloso di Cagnete su Sperti. Cagnete che ha anche un gesto di stizza nei confronti di Sperti, vabbè. Ma inutile da parte di Sperti, loro, sì. Sì, ci sta, cioè alla fine è chiaro che è un po' di cose di campo, come si vuol dire, assolutamente. Jöstam, Pugliese, ancora i due, poi palla a sinistra per Notarangelo che passa dietro Jöstam. Notarangelo, bella la finta e bellissima anche la conclusione. Ottimo il gioco di gambe a lasciare sul posto e poi Garcia non riesce a servire prontamente la ripartenza, ne approfitta De Santis per chiamare un time out quando siamo fermi al 27esimo, quindi 3 minuti esatti al termine della sì. gara. Possiamo quasi andare in fase di commento, anche se 3 minuti a Palamano sono tanti, però che oggettivamente si dice, 7 reti. Bressanone... Sì, le partite ancora in corso. Abbiamo detto i risultati finali delle altre, poi valendo andiamo anche a ripetere, però delle gare in corso abbiamo il Bressanone che vince 28-21 di, ha preso il largo, di 7 lunghezze, quindi più 7 Fasano sul Fondi, più 7 Bressanone sul Conversano quando mancano in entrambe le situazioni 3 minuti al termine della contesa. E quindi parliamo di, possiamo notizie parlare di la femminile, Antonio? Sì, di successi la femminile, andremo a impelagarci in una situazione complicata, anche perché devo riconoscere che dalle diciture abbreviate potrei non riconoscere proprio tutti i nomi, quindi evito figuracce in tal senso. E intanto però in campo con la stessa voglia sono già rientrati in campo, poche parole da parte dei due allenatori, partita che ormai volge al termine, 3 minuti e 7 gol di differenza indicano che la Junior insomma può inanellare quest'altra vittoria, quest'altri utilissimi 2 punti. E lo fa comunque contro un Fondi che per una gran parte della partita, cioè per una buona parte della partita, è risultato essere convincente. Quindi sì, a mio modo di vedere De Santis torna a casa insomma non completamente dispiaciuto. Qui intanto Davanovic bravissimo a sì. liberarsi lo spazio e... sì, non so sinceramente quanto da regolamento sia corretto questo sbracciarsi da parte di Damiano. Si è girato e probabilmente nel girarsi è volato via Notarangelo che era aggrappato, quindi l'arbitro probabilmente avrà compensato le due cose. Intanto qui Sperti gioca ancora coi pali, questa volta sì. è la traversa, essere pizzicata dall'atleta biancazzurro col numero 10. Può attaccare ancora per ridurre parzialmente il gap il Fondi con Arena che salta Ostling e poi trova la parata di Leban, ma anche il minuti. Fallo di Corcione che costa la conclusione di gara in inferiorità numerica da parte della Juve, perché 2 minuti mancano fino alla fine, quindi siamo al 28esimo scoccato in questo momento, quindi sì. Termineranno in inferiorità numerica. Intanto terzo portiere addirittura per la Junior, sì, entra Fasano. Daniele Vinci, mentre anche dall'altra parte registriamo l'ingresso tra i set del Fondi di Leonardo Di Fazio col numero 31, mentre Vanoli trasforma la sua conclusione. Meno 5 ora il gap, 31-26 il risultato, praticamente Passerella ho visto tutti, anche Grassi e Boggia, si stava facendo un check rapido, sì, la Junior sono entrati praticamente tutti, manca Trani nelle fila del Fondi, Panza per il resto abbiamo visto tutti. Ora bella parata di Garcia con il Fondi che può ancora accorciare il risultato con la discesa di Vanoli che trova però Vinci ben piazzato sul palo a negargli la rete. Cagnete ora riceve la sfera, Diegues, ancora Cagnete, Diegues, Damianovic, Vinci, para
Ma 2 minuti, 7 metri. Continua quindi, esattamente sì, un minuto dopo, altri 2 minuti. Sì, ricorda vagamente un po' Maglioni in alcuni movimenti, sì. Damianovic, sì, sì. Con la capacità di girarsi anche ai limiti del regolamento, però di prendere gli spazi anche contro difensori massicci come nel caso di Bearevic e Hosting. E anche Hosting, sì. Corcione, insomma, sì. ne ha messi fuori gioco un po'. E Junior però, che come potrete vedere dalle, insomma, finirà in 5 questa partita, e ha investito bene durante la gara, il vantaggio è di più 5 che diventa adesso Cagnette, più che 4. Va lui dai 7 metri, poi, nonostante Vanuri abbia segnato i precedenti, evidentemente si vuole far recuperare, sì. Un po' di morale con lo score, mentre sta accadendo un po' quello che è accaduto a Siracusa per la Junior, che ha preso il largo, poi nei minuti finali un calo di tensione ha favorito un parziale che forse non corrisponde ai valori mostrati nel corso della gara. Ora Notarangelo forza la conclusione, prova Garcia dalla porta sua, la mette dentro, meno 3, praticamente non eravamo mai stati neanche sotto di 4, sì. Non ha messo neanche sotto di 4 il fondo della ripresa, certo. Ripresa e ora si ritrova magicamente a meno 3 dopo essere stata anche sotto di 9, con Boggia che prova a districarsi e lascia a Cantore 10 al termine. Hosting tocca tutti i pali letteralmente, bravi però, bravi, e trova la rete del 28. Tra l'altro non riuscire a individuare, bravo Cantore a servire Hosting. Finisce qui la partita, una partita a senso unico, è una Junior che oggi dopo il successo a Siracusa può finalmente dirsi, insomma, reinstradata dopo appunto il cambio allenatore. Sì, e finisce. E il Fondi che invece ha dimostrato comunque per una buona parte della partita di essere una squadra che è giovane, che corre tanto e che sa divertirsi. Mentre sì, possiamo dare il finale anche da Bressanone, 28-23 il successo largo del Bressanone sul Conversano, e quindi Fasano che è in testa alla classifica, che va proprio appaiata insieme a un altro nugolo di squadre, siamo ancora inizio campionato, lascia il tempo che trova, poi il Sassari fa morale. E il Bressanone hanno gli asterischi che abbiamo citato in precedenza, il Bressanone tecnicamente può andare anche a 8, quindi a punteggio pienissimo, resta a 4, mentre l'Eban ancora a chiedere spiegazioni nei confronti del signor Schiavone per l'occasione in precedente riguardo i 2 minuti per il tiro sul volto. Ancora da ridire, però chiede ora scusa, si chiariscono i due e possiamo andare in conclusione ricordando i prossimi impegni con la Junior, che andrà in scena alla Vis sabato prossimo contro il Pressano. Invece il Fondi sarà impegnato in casa del Rubiera, impegno comunque scontro diretto importante per la salvezza per la formazione pontina. Arrivederci Vito, la prossima in casa che sarà proprio contro il Rubiera, però fra un po' di tempo perché poi c'è anche la pausa per la nazionale, quindi si parla a fine ottobre quasi. Ci sentiamo prestissimo, buonanotte a tutti. Buonanotte.